Allora, vale un po' il discorso appunto del controllo dei fattori di rischio, proprio perché, come abbiamo visto, cioè, l'obiettivo ultimo è evitare le complicanze. L'evento trombotico è sempre il risultato di più fattori di rischio, appunto. Quindi l'età, nel caso di un ragazzo molto giovane, non è di per sé un fattore di rischio. Le abitudini di vita, quindi il fumo, il colesterolo, la pressione, vanno comunque monitorate, questo indipendentemente appunto dai viaggi, cioè nella sua vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda i viaggi, diciamo, ogni medico poi valuta il caso specifico, magari i viaggi aerei di lunga percorrenza, un'ipotesi per cui è già in terapia antiaggregante anche, sì. Profilassi antiaggregante, quindi ha già una profilassi in questo senso, quindi mantenere un buono stato di idratazione, muoversi un pochino, fare delle pause magari nei viaggi di lunga percorrenza per evitare la stasi venosa, quindi mettere un po' in azione la pompa muscolare, sono tutti accorgimenti che riducono il rischio trombotico in queste condizioni. Per il resto, diciamo che signora, come diceva la collega prima, i fattori vanno esaminati quando accadono, nel senso che se sto ragazzo dovesse avere un cadere, fratturarsi qualche cosa, essere immobilizzato, avendo una piastrinosi così elevata, il suo rischio trombotico diventerebbe molto alto. Quindi dovrebbe fare una terapia antiaggregante, una terapia anticoagulante, quindi se invece un ragazzo giovane, sportivo, che non fuma, che non è grasso, che adesso noi non ci immaginiamo, che sta facendo una terapia citoriduttiva che sembrerebbe subottimale, una terapia antiaggregante, il suo rischio trombotico è ridotto. E insomma è tutto come dovrebbe essere. Sarebbe meglio se avesse dei piastrini a 450 lire. Ma come mai? Non sono mai riuscita a portarli giù. Non lo so, signora, come mai? Non lo so. Forse stanno usando il farmaco con molta parsimonia, non lo so. Con la carreticolina positività si hanno però delle piastrinosi anche. Cioè è proprio tipico di chi ha la carreticolina positiva avere le piastrine più alte. E comunque il rischio trombotico per chi ha appunto il carreticolino positivo è anche inferiore rispetto agli altri pazienti con trombocitemia essenziale, già quelle positive ad esempio. Quindi al di là del numero di piastrine, comunque penso che tutto sommato qualche elemento, diciamo, di tranquillità, insomma, ci sia.